Santino Tuzzi mi disse di aver visto entrare Serena Mollicone in caserma quella mattina e di non averla vista più uscire. Marco Malnati, uno dei più stretti amici di Santino Tuzzi, il brigadiere dei carabinieri deceduto per suicidio l'11 aprile 2008, ha testimoniato per la prima volta sulla vicenda. Ha rivelato che una settimana prima del gesto estremo, Tuzzi gli aveva parlato di Serena Mollicone, affermando di averla vista in caserma poco prima della sua scomparsa. Serena Mollicone, 18 anni, studentessa scomparsa il 1 giugno 2001 da Arce, Frosinone, fu trovata cadavere due giorni dopo in un bosco della zona. Le stesse dichiarazioni furono rilasciate da Tuzzi agli inquirenti che indagavano sul caso all'epoca, ma la sua testimonianza non fu ritenuta attendibile nel processo di primo grado e tutti gli imputati furono assolti. Solo ora, grazie alla testimonianza di Malnati durante il processo di secondo grado davanti alla Corte d'Appello di Roma, queste rivelazioni stanno emergendo nuovamente, supportando le affermazioni di Tuzzi e aprendo a un nuovo scenario investigativo. La testimonianza di Malnati è stata considerata decisiva e potrebbe influenzare l'esito del processo in cui sono imputati, come in primo grado, l'allora maresciallo dei carabinieri di Arce, Franco Mottola, sua moglie Anna Maria, il figlio Marco e i militari Francesco Suprano e Vincenzo Quatrale. Il sostituto procuratore generale Francesco Piantoni ha iniziato la sua requisitoria richiamando proprio le parole pronunciate dal brigadiere Tuzzi. Dobbiamo credere a Tuzzi per le cose dette in caserma il 28 marzo del 2008, mentre è assolutamente non credibile la sua ritrattazione. Si fa riferimento alla ritrattazione fatta da Santino Tuzzi, che va tuttavia considerata insieme alla sua successiva smentita. Tuzzi morì per suicidio l'11 aprile dello stesso anno. Il procuratore generale ha inoltre sottolineato l'importanza delle dichiarazioni di Marco Malnati, amico di Tuzzi. Ecco quanto ha detto. Santino me lo disse tra il 2007 e il 2008, eravamo in un bar dove andavamo. Alla domanda sul perché abbia taciuto per tutto questo tempo, Malnati risponde: avevo paura, ma adesso le mie figlie sono grandi. Prima non avevo parlato per paura, adesso se mi devono ammazzare lo facessero pure. Ma c'è una cosa che Malnati non riuscì a trattenere neppure 16 anni fa. Quando trovarono l'amico morto per suicidio l'11 aprile 2008 davanti alle telecamere di una televisione locale, l'uomo gridò: gli hanno tappato la bocca. Ma successivamente, secondo quanto sostiene, avrebbe avuto timore di fornire ulteriori dettagli. Lo ha confermato in tribunale, esprimendo anche la sua sfiducia nel sistema giudiziario. Ha aggiunto: anche se non posso dire di aver ricevuto minacce, non mi fido più di nessuno. Durante l'udienza del 10 giugno, la procura ha nuovamente sostenuto che Serena Mollicone, quel 1 giugno 2001, entrò in caserma e non ne uscì viva. È stato ribadito che ci sono numerosi elementi che indicano il delitto all'interno del comando dei carabinieri, tra cui il segno sulla porta dell'alloggio che, secondo l'accusa, rappresenta l'arma del delitto, indicando che Serena avrebbe battuto violentemente la testa dopo essere stata spinta. Il brigadiere, il 28 marzo 2008, quando gli inquirenti giunsero per la prima volta in caserma ad Arce, era preoccupato di finire nei guai, poiché si stava diffondendo l'idea che la giovane fosse stata aggredita proprio lì. Le intercettazioni dimostrano il suo stato d'animo. In preda all'allarme, chiamò la sua amante, Anna Rita, ignaro di essere intercettato. Ecco le sue parole. «Può darsi, come ti dicevo una volta, me devono mettere le manette». L'amante cerca di capire cosa sta accadendo, dimostrando di essere consapevole del segreto di Tuzzi, e risponde: «Di quello che è successo, quella ragazza?» Dalla telefonata emerge chiaramente che Santino Tuzzi era preoccupato del fatto che l'attenzione si stesse concentrando sulla caserma di Arce. Più tardi, lo stesso giorno, Tuzzi fu chiamato nella stanza degli interrogatori e lì collassò. Alla domanda
Lei ha visto Serena Mollicone la mattina del 1 giugno 2001? Tuzzi risponde, credo di sì, e spiega. La mattina del 1 giugno 2001, mentre mi trovavo in caserma, ho ricevuto una chiamata interna dal telefono dell'alloggio di servizio del maresciallo Mottola verso le 11:30. Mi si chiedeva di aprire il cancello pedonale esterno in quanto doveva entrare una persona. Presumo che chi mi chiese di aprire il cancello fosse Marco Mottola, in quanto la voce era maschile, giovanile. Non l'avevo visto uscire dalla caserma e a quell'ora il padre non c'era perché era impegnato alla festa dell'arma di Frosinone. Ho provveduto ad aprire il cancello e ho notato una ragazza transitare nell'androne degli alloggi di servizio. La ragazza era di giovane età, corporatura esile, capelli castani lunghi fino alle spalle. Mi ricordo che era vestita con una maglietta di colore rosso a maniche corte e un paio di pantaloni scuri. Quando la notizia della scomparsa di Serena si diffuse quella sera, Tuzzi pensò che la persona vista quella mattina fosse proprio lei. È importante notare che il cadavere trovato indossava l'abbigliamento descritto non solo da Tuzzi ma anche da Carmine Belli, il carrozziere ingiustamente arrestato per il delitto. Recentemente anche Belli ha confermato alcuni dettagli che potrebbero influenzare l'esito del processo. Ha dichiarato in udienza. Il 1 giugno 2001, davanti al bar Chioppetelle, vidi una ragazza con un ragazzo biondo mesciato. Sono certo che la ragazza fosse Serena. Lui la teneva per un braccio. Ho avuto l'impressione che la stesse strattonando. Quel giovane è Marco Mottola, ora imputato per omicidio? L'accusa è convinta di sì. Era sempre il figlio del maresciallo di Arce che chiese a Tuzzi di aprire il cancello della caserma? Santino Tuzzi, purtroppo, non ebbe modo di confermare queste dichiarazioni in aula perché morì suicida. Non riuscì nemmeno a spiegare perché non aveva riferito prima fatti così cruciali. Non sono solo le testimonianze di Tuzzi o dell'ex carrozziere a incriminare gli imputati. Nel processo d'appello, il sostituto procuratore Deborah Landolfi e il magistrato Maria Beatrice Siravo hanno evidenziato anche altri elementi cruciali, come la ricostruzione del delitto e le autopsie che dimostrano la colpevolezza degli imputati. Dopo 18 udienze, l'ascolto di 44 testimoni, conferme e colpi di scena, il processo d'appello si avvia alla conclusione.